Come stirare meno? Trucchi e consigli. Dopo aver fatto la lavatrice, ci si trova a dover stendere e stirare tanti capi. In questo articolo cercheremo di dare alcuni consigli per ridurre le possibilità di dover utilizzare il ferro da stiro. Questi consigli non toglieranno del tutto l'utilizzo del ferro, ma molto probabilmente vi darà un po' di agio. Bene, dopo questa breve introduzione arriviamo al dunque. 1. Scelta dei capi. Sicuramente il tipo di tessuto che si acquista determina molto il destino del ferro. Un tessuto tecnico o elasticizzato, a differenza di un indumento di cotone, non avrà bisogno di essere stirato. Un buon compromesso potrebbe essere acquistare indumenti misti, esempio canottiere prodotte in misto cotone e elastan. 2. Lavaggio. Preparare il bucato al lavaggio come sempre, procedere con la divisione sia per tipo di tessuto che per colore. La preparazione degli indumenti per il bucato è già stata trattata in un articolo precedente. Alcune lavatrici domestiche hanno anche la funzione stiro oppure qualche funzione che abbia una centrifuga ridotta. 3. Asciugatura. L'asciugatura non solo permette di non stirare i panni, ma li rende anche morbidi. Utilizzando l'ammorbidente durante il lavaggio e asciugarli in asciugatrice in molti casi risulta una combinazione vincente. Controllare sempre le etichette di lavaggio. 4. Stenditura. Prima di stendere i panni, scuoterli con energia per prevenire la formazione di pieghe. Non utilizzare mollette per evitare che rimangano i segni. Alcuni vestiti si possono far asciugare sugli appendiabiti per dargli la forma. Per gli asciugamani e per le lenzuola, dopo averli tirati e piegati, procedere con la stenditura. 5. Piegatura. Una volta completata l'asciugatura degli indumenti, mettere i panni su una superficie dura e stirare i panni con le mani. Tirare e stendere il tessuto senza rovinarlo. Riporre i vestiti negli armadi.